Oggi, nelle storie di passato e presente, ci occuperemo della Grande Guerra, cioè la Prima Guerra Mondiale, 1914-1918. Cominceremo da un argomento particolare, i mutilati di guerra e ciò che si creò attorno a loro. Poi un altro argomento molto particolare, i prigionieri di guerra e il problema che rappresentarono. E infine dei reduci del dopoguerra, che diedero in parte, ma solo in parte, linfa al nascente movimento fascista. Ad accompagnarci in questo racconto sarà il giovane storico Samuel Boscarello. È finita la Prima Guerra Mondiale. Su 65 milioni di uomini mobilitati nel corso del conflitto, quasi 9 milioni hanno perso la vita. Per l'Italia il bilancio è tragico, 650.000 vittime, di queste 400.000 al fronte, 100.000 per malattie, 100.000 nei campi di prigionia e 50.000 deceduti dopo la fine del conflitto, ma per malattie o lesioni riportate in guerra. E poi ci sono i feriti, oltre 1 milione, e infine i mutilati e gli invalidi, più di 450.000 persone che hanno riportato danni fisici o psichici permanenti. Molti di loro finiscono all'Istituto Ortopedico Rizzoli, grande ospedale di Bologna diretto da Vittorio Putti, al tempo uno dei migliori ortopedici a livello internazionale. E ancora oggi a Rizzoli sono conservate le cartelle cliniche dei soldati, i disegni anatomici, gli appunti dei medici. Insomma, durante la Grande Guerra questo ospedale diventa un vero e proprio centro specializzato, un punto di riferimento per la cura e la riabilitazione dei mutilati. Ne parliamo con la professoressa Barbara Bracco. Le conseguenze del conflitto sono presto sotto gli occhi di tutti. Di giorno in giorno, già a seguito delle prime operazioni militari, le stazioni ferroviarie si riempiono di soldati sanguinanti, sfigurati e mutilati. La guerra è brutale e violenta come mai fino ad allora. Provoca ferite inimmaginabili che possono rendere il corpo irriconoscibile, privo di qualunque sembianza umana. Nelle retrovie del fronte, a Bologna, c'è l'Istituto Ortopedico Rizzoli. Qui, per tutto il periodo della guerra, i sanitari compiono ogni sforzo per accogliere e curare i feriti e i mutilati che arrivano dal fronte. L'obiettivo è uno solo: restituire loro autonomia per tornare al fronte o poter essere inseriti nella vita civile. Vittorio Putti è il direttore dell'istituto dal 1915. È lui che sviluppa il concetto di amputazione cinematica, un'operazione che consente di adattare al moncone una protesi con un sistema meccanico in grado di comandare l'articolazione dell'arto artificiale. Se la modernità della guerra era stata in grado di infliggere distruzioni mai viste prima, la stessa modernità può adesso, grazie all'ingegno di scienziati come Putti, restituire alla società italiana uomini rigenerati dalla scienza. Tutti gli spazi disponibili, compresi la biblioteca e l'ex refettorio dei monaci, sono trasformati in sale di degenza, mentre nei seminterrati vengono organizzate le officine ortopediche. Qui vengono costruiti gli arti artificiali per migliaia di mutilati. E a fine guerra si conteranno più di 8.000 protesi e circa 6.000 scarpe speciali. Sono costruiti a mano, uno per uno, funzionali e studiati esteticamente dagli stessi artigiani che hanno costruito i mobili dell'imponente salone della biblioteca. È un enorme sforzo sanitario, logistico e organizzativo che oggi possiamo studiare grazie alle cartelle cliniche conservate nell'archivio dell'ospedale. Ogni cartella racconta la storia di un soldato ed è costituita dal materiale medico relativo all'anamnesi, da fotografie e dal racconto dell'episodio che aveva condotto al ferimento, fino alla descrizione della protesi. Sono documenti che ci consentono di guardare alla guerra da un'ottica inedita,
quella scritta dai feriti e dai medici che li hanno curati. Sono filmati davvero impressionanti quelli che abbiamo visto sui mutilati. Michele Pagliero, ci dica qualcosa di più sull'ambivalenza di questo servizio sanitario nei confronti dei mutilati. Beh, diciamo che c'è un'ambivalenza nell'esposizione del corpo mutilato a seconda della sua rappresentazione che se ne fa. Quindi, se da una parte abbiamo delle mostre che glorificano le conquiste scientifiche della civilizzazione che riesce a vincere su queste ferite costruendo degli arti all'avanguardia, dall'altra parte abbiamo anche l'utilizzo che ne fa ad esempio l'anarchico pacifista Friedrich in Germania, che nella Berlino degli anni 20 avrebbe fatto una mostra fotografica in cui venivano mostrate le ferite tremende di questi soldati, a dimostrare invece una sconfitta dell'uomo di fronte alla guerra. Certamente. L'elemento paradossale di questa guerra, che è capace di distruggere il corpo, ma la stessa modernità distruttiva si trasforma anche in una modernità ricostruttiva, e cioè in grado, laddove è possibile, di restituire funzionalità al corpo ferito, con però degli effetti spesso altrettanto devastanti. Abbiamo visto delle immagini terrificanti di mutilati che dal punto di vista sociale rimarranno sempre corpi stigmatizzati dal conflitto. Quindi la ragione per cui con la Prima Guerra Mondiale si impone l'argomento dei mutilati. I mutilati sono sempre esistiti nelle guerre precedenti, ma in numeri molto più contenuti, perché la scienza medica, per l'appunto, non era in grado di garantire a questi uomini la sopravvivenza, cioè la maggior parte di loro moriva nel giro di pochissimo tempo. Mentre con questa guerra, diciamo, la possibilità di sopravvivere anche a ferite devastanti è più alta. Altro esempio di contraddizione, che fu il fascismo, Giulia Berillo, a farsi carico e anche vanto in qualche modo di aver capito le ragioni dei mutilati, di esserseli presi in carico. Sì, infatti a partire dal 1917, quando viene istituita a Milano l'Associazione Nazionale per Mutilati e Invalidi di Guerra, se da una parte le rivendicazioni di questa associazione erano da un punto di vista economico, quindi la possibilità di un reinserimento sociale, di una pensione di invalidità e soprattutto di ritrovare una collocazione lavorativa, dall'altra parte era importante anche sottolineare la loro valenza simbolica, e proprio di questa importanza anche iconografica si fa capo il fascismo, che negli anni subito successivi sfrutta, proprio il caso di dirlo, l'immagine mutilata, che però da orrore e testimonianza degli orrori appunto della guerra diventa onorevole. Un caso fra tutti quello di Enrico Toti, che appunto con la sua morte raffigurata anche iconograficamente nella Domenica del Corriere viene rappresentato nell'estremo atto di lanciare la stampella contro i nemici. Professoressa, ma perché la lasciano in mano ai fascisti, questa che giustamente Giulia Berillo ha definito una importante carta simbolica? Perché gli altri non se ne accorgono, gli altri partiti? No, se ne accorgono e come. Però il fascismo fa suo il corpo mutilato, non va dimenticato che Mussolini stesso si presenta come un mutilato, un invalido di guerra, per le note ferite che provocate da un incidente, peraltro. Ma, come dicevo all'inizio, l'opera di semantizzazione del corpo ferito avviene già durante la guerra, e Berillo ha ragione nell'indicare in Enrico Toti, che viene ucciso nell'estate del 16, come, diciamo, il punto di snodo. Non va dimenticato che fino ad allora il corpo disabile è un corpo stigmatizzato dalla società. Cioè ci portiamo appresso un tipo di cultura ancora antica e superstiziosa, per cui l'uomo o la donna inferma è un corpo toccato dal diavolo. Con la Prima Guerra Mondiale questa cosa cambia. Certo, adesso vi faccio vedere un filmato che giunge a proposito, laddove raccontiamo come dei mutilati deve tener conto anche il mondo del lavoro, e noi qui ascoltiamo alcune lettere inviate all'Istituto Rizzoli di Bologna già nel 1917, come diceva lei, mentre la guerra è ancora in corso.
La Società Italiana per la Fabbricazione dell'Alluminio, Officine di Bussi, è disposta ad assumere dei mutilati per le seguenti occupazioni: aiuto magazziniere, privo di un occhio; guardia notturna, priva del braccio sinistro; scritturale, privo di una gamba. La Società Italiana per la Fabbricazione di Prodotti Azotati di Piano d'Orte richiede 4 mutilati da adibirsi, in via di esperimento, al lavoro di saldatura autogena. Il lavoro, quantunque di carattere sedentario, richiede l'uso di entrambe le braccia e delle gambe. Potrebbero esservi applicati i ciechi di un occhio o i militari che hanno una gamba irrigidita. La Società Franco-Italiana Esplosivo Che Dite, stabilimento di Salviano, sarebbe disposta di assumere 4 invalidi, o ciechi di un occhio o privi di una gamba sostituita però con un artificiale, e dei sordomuti. Secondo lei queste cose che abbiamo appena ascoltato sono prove di sensibilità o qualcosa di diverso? Sì. In parte sì, devo dire, perché ad esempio tutta, come è stato ricordato prima, la legge che tutela gli invalidi e mutilati di guerra prevede una casistica molto più ampia di quella che era in precedenza e prevede anche la possibilità che a queste categorie di reduci vengano assegnate, diciamo, delle particolari clausole per il reclutamento nello Stato. Molti di questi reduci mutilati si presentano nella convinzione di poter godere di qualche beneficio anche dal punto di vista professionale, ma in linea di massima funziona quello che abbiamo visto nel filmato, cioè un recupero del corpo finalizzato a un recupero professionale, possibilmente del mestiere che si faceva prima della guerra. Però devo dire che lo Stato liberale, e torno ancora a Orlando, un po' di sensibilità nei confronti di questi soldati, di questi reduci, la vuole. Il mondo della cultura, delle arti, la letteratura, capisce l'entità del fenomeno, se ne fa carico? Abbastanza, però è un fenomeno che deve essere metabolizzato. Non è un caso, come tutta la memoria di guerra, incomincia a essere elaborato dopo la fine della guerra. Nel corso della Prima Guerra Mondiale il fenomeno dei prigionieri di guerra assume una dimensione di massa. Nella storia militare non si era mai visto niente di simile. Tra il 1914 e il 1918 vengono catturati circa 9 milioni di uomini. Ma qual è la loro sorte? Di questo si occupa già nel 1907, prima della guerra, la Convenzione dell'AIA, che tratta svariate questioni, tra cui l'alimentazione dei prigionieri. Tuttavia, nutrire una tale massa di uomini diventa un'impresa per ciascuna delle nazioni belligeranti, soprattutto per Austria e Germania, che stanno subendo un blocco navale e dunque affrontano particolari difficoltà di approvvigionamento. Alla fine, Francia e Gran Bretagna stipulano un accordo con Austria e Germania affinché i prigionieri britannici e francesi vengano mantenuti direttamente dalle loro nazioni, che dunque provvedono ad inviare cibo, vestiario. L'Italia, invece, non firma nessun accordo e questo rende ancora più drammatiche le condizioni dei nostri prigionieri. Su 600.000 italiani detenuti, ben 100.000 perdono la vita. Muoiono di tubercolosi, di fame e di freddo. Approfondiamo la questione insieme al professor Alessandro Barbero. L'alto numero di prigionieri costringe gli stati belligeranti a ripensare luoghi e modi della detenzione. Vengono costruiti dei campi con baracche che possono contenere decine di migliaia di uomini. I lager, che diventeranno tristemente famosi nel secondo conflitto mondiale, nascono durante la Grande Guerra, come il campo di Mauthausen, in Austria, che ospita molti prigionieri italiani. Nei campi austriaci e tedeschi, gli ufficiali sono rigidamente separati dai soldati. Mentre per i primi le condizioni di vita sono relativamente buone, almeno all'inizio, per gli altri la prigionia diventa progressivamente un inferno. Le poche risorse di Austria e Germania, insieme alla decisione del governo italiano di non inviare aiuti, producono effetti devastanti. Le razioni di cibo sono scarsissime, non superano le 1000 calorie al giorno. I detenuti sono vestiti di stracci, non hanno scarpe. Avere una coperta per la notte è un lusso e nelle baracche di legno spesso la temperatura va sotto zero. La maggior parte dei soldati prigionieri è costretta a lavorare, cosa da cui sono dispensati gli ufficiali. Le condizioni sono durissime.
con lunghe marce e anche 12 o 14 ore di lavoro al giorno. I più sfortunati sono quelli inviati stabilmente fuori dal campo, in cave o miniere, a costruire ferrovie o trincee. Trattati come schiavi, molti di loro non faranno mai ritorno, decimati dalla fatica, dal freddo e dalla fame. Per tanti soldati l'unico conforto è la corrispondenza con i propri cari. Ma le lettere partono e arrivano con difficoltà. L'ufficio censura dell'esercito italiano controlla ogni missiva con l'intento di smascherare i disertori. Così la corrispondenza si accumula, non è distribuita e spesso viene distrutta. È proprio dalle lettere che in Italia si viene a sapere delle terribili condizioni dei nostri prigionieri. L'opinione pubblica reagisce in modo duplice a queste notizie. C'è chi, condizionato dalla propaganda di Cadorna, li considera dei traditori che non meritano di essere aiutati. D'Annunzio li chiama imboscati d'Oltralpe e ci sono addirittura padri che per lettera ripudiano i figli accusati di diserzione. Ma c'è anche chi accusa il governo di essere troppo duro con i suoi soldati e chiede di aiutare i prigionieri, così come hanno fatto i governi di Gran Bretagna e Francia. I socialisti si fanno portavoce di questo sentimento e nel giugno 1918 danno vita a una campagna stampa sull'Avanti per l'invio di pane a spese dello Stato. Ludovica Valentino, l'invio di pane a spese dello Stato. C'era un problema fame pazzesco. Sì, se c'è qualcosa che emerge in tutte le testimonianze è proprio la questione dell'alimentazione. La fame terribile, più della morte come la definisce Gadda, è qualcosa che porta a conseguenze estreme, addirittura porta a rovistare nella spazzatura, a mangiare la carta, a mangiare la paglia, porta a nascondere il corpo di un compagno deceduto per quanto più tempo possibile pur di ottenere ancora per qualche giorno le razioni di cibo. So che sono discorsi che non si dovrebbero fare, però si mangiava di più, è meglio, in trincea che nei campi in cui venivano reclusi i prigionieri. Lì almeno il vitto era grosso modo garantito. Sì, specialmente per i nostri, già un po' meno per i soldati austriaci, perché in realtà lo sfondo che è necessario tenere presente per capire queste cose è che certo nei campi, nei lager, si chiamavano lager già allora, tedeschi o austriaci, Di interromperla, professore. Come è noto, Mauthausen fu uno dei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale, i campi di concentramento nazisti. È stato famoso due volte, uno nella guerra 14-18 e uno nella Seconda Guerra Mondiale. Ma c'è una qualche parentela fra quei campi e i lager nazisti? C'è una differenza perché appunto nella Prima Guerra Mondiale nessuno voleva far morire di fame i prigionieri e non c'erano ovviamente le SS, le camere a gas e nessuno voleva che morissero. Certo, però, se purtroppo le condizioni sono queste, noi non ci possiamo fare granché. Il problema è che negli imperi centrali fa la fame la loro popolazione stessa. Hanno tutti i porti chiusi, le flotte alleate dominano i mari. In questi paesi non arriva niente. La Germania, che è ricca, fa la fame. In Germania il popolo tedesco ha ricordato poi sempre l'inverno 16-17 come l'inverno delle rape. Erano finite anche le patate. L'Austria è molto più povera. A Vienna la gente muore letteralmente di fame e perfino i soldati austriaci in trincea dimagriscono ogni giorno. Quindi non c'è dolo da parte dei tedeschi e degli austriaci nel modo di trattare i prigionieri, solo che mentre la Francia e l'Inghilterra mandano alimenti come possono, l'Italia non lo fa, e questo è il tema. È così, poi certamente c'è brutale indifferenza, insomma i campi di prigionia non sono mai stati luoghi piacevoli e chi fa la guardia a una folla di prigionieri diventa rapidamente disumano, ma non c'era l'intenzione espressa di farli morire, non c'era niente da dargli da mangiare e appunto gli altri grandi paesi occidentali avevano degli accordi e mandavano le cose e noi non l'abbiamo voluto fare. Perché non l'abbiamo voluto fare? Ma per quello, perché ci sono su questo dichiarazioni chiarissime nella corrispondenza fra ministri e generali, non bisogna che i soldati si mettano in testa che in quei posti lì si vive bene. Devono sapere che lì si muore peggio che in trincea, per l'appunto. Devono aver paura all'idea di finire a Mauthausen. In realtà poi qualche generale dirà: siamo riusciti a fare in modo che i nostri soldati abbiano ancora più paura del nemico di quella che già avevano. Ma è indubbio che la propaganda batte su quello.
Scusi, perché i francesi e inglesi non si comportarono come gli italiani? Ma loro hanno, teniamo conto che loro si sono trovati di fronte al problema già ben, fin dal 14, sono entrati in guerra un anno prima di noi, si sono trovati a che fare con la Germania, non con l'Austria, e con la Germania hanno deciso fin da subito di prendere degli accordi anche di scambio di prigionieri, perché le classi dirigenti di quei paesi non erano così sfiduciate sul patriottismo del popolo come invece era in parte la nostra. Ultima domanda, e noi come li trattavamo i prigionieri austriaci? Allo stesso modo, cioè nessuno voleva farli morire di fame, però nelle rare testimonianze pubblicate di prigionieri austriaci in Italia il tema è sempre quello, la fame disperata. E gli austriaci mandavano cibo? O... No, non avevano niente, morivano di fame loro. I prigionieri austriaci che abbiamo catturato nel 18 a Vittorio Veneto in media pesavano, se ricordo bene, 45 kg. E adesso le faccio vedere un filmato, ascoltiamo cosa scrive nel 17 alla famiglia un prigioniero proprio di quel campo, Mauthausen. Mauthausen, 22 dicembre 1917. Carissimi, siamo prossimi ad un secondo Natale mille volte più triste e doloroso di quello passato. L'anno scorso i pacchi ci hanno aiutato, ma quest'anno dubito assai che ci si riesca a sfamare. Qui da 3 giorni ci danno un ottavo di pagnotta al giorno, 2 ringhe la mattina e mezza gavetta di rape alla sera. Vedete voi altri se è possibile vivere. E immaginate la fame. Che tortura lenta di tutti i giorni. Per darvi un'idea, davanti ad ogni baracca si butta in un'apposita cassetta la spazzatura, tutta l'immondizia della baracca. Ebbene, dentro cerchiamo trovarvi una testa, un resto di arigna, una foglia di cavolo e la mangiamo vivamente. Ecco a quali punti siamo ridotti. Il termometro è sceso ai 21. Ed è stazionario sui 15 sotto zero. Carbone per riscaldare non ce n'è nemmeno negli ospedali e quasi ogni mattina si trova nelle baracche qualche morto per inedia e assideramento. Preferirei 10 anni di fronte che 10 mesi ancora di questo supplizio. Professor Barbero, l'abbiamo detto all'inizio, l'Italia ha avuto 600.000 persone che sono state fatte prigioniere. Di queste 300.000 dopo la rotta di Caporetto. Cambiò dopo Caporetto il clima nei confronti di questi poveri disgraziati, loro dico che erano finiti nelle mani del nemico? No, non subito, perché anzi dopo Caporetto è il momento in cui arriva al parossismo l'ossessione di Cadorna, ma anche di altri, che sia la vigliaccheria dei soldati, la codardia dei soldati che ha provocato la disfatta. Come dire, c'è un'ondata di odio contro la seconda armata, che è quella che è stata sconfitta a Caporetto e che diventa sinonimo di viltà. Ci sono testimonianze del fatto che quando i prigionieri di Caporetto arrivano nei lager, i prigionieri italiani che erano già lì da prima li accolgono con odio e con disprezzo, perché perfino i prigionieri italiani nei lager hanno già saputo che a Caporetto quei vigliacchi della seconda armata si sono arresi, sono scappati, quindi in realtà ci vorrà ancora un bel po' prima che cambi. E quando si può dire che è cambiato l'atteggiamento, la sensibilità quantomeno nei confronti di questo tema? Via via che si andava verso la vittoria nel paese sono nati dei movimenti che cercavano di far cambiare un po' atteggiamento. Ad opera dei socialisti? Sì, dei socialisti, dei cattolici. La Croce Rossa aveva cercato a lungo di ottenere il permesso dal governo di organizzare l'invio di pacchi, era stato concesso appunto solo per gli ufficiali e non per gli altri. La Croce Rossa invece spinge e alla fine delle aperture vengono fatte. Però la sensazione è che l'atteggiamento delle gerarchie continua a essere molto diffidente. È incredibile. La guerra dura dal 1915 al 1918 e solo negli ultimi mesi del 1918, gli ultimi mesi di guerra,
l'atteggiamento delle autorità pubbliche italiane cambia. Novembre 1918, tacciono i cannoni e inizia il dopoguerra. Ci sono tanti problemi da affrontare. Occorre gestire la smobilitazione dei combattenti e riorganizzare i sistemi produttivi delle nazioni che hanno combattuto. Alla firma dell'armistizio in Italia, senza contare i prigionieri, ci sono oltre 3 milioni di soldati. Di questi, 1.400.000 vengono congedati tra novembre e dicembre del 1918. Poi la smobilitazione rallenta e continua fino all'estate successiva. Di certo non è facile reinserire milioni di persone in un contesto sociale radicalmente cambiato rispetto a prima della guerra. Nello specifico, non è facile soddisfare le attese dei ceti rurali che chiedono un nuovo ordine capace di liberarli dalle loro tradizionali condizioni di emarginazione e miseria, ma non sono solo i contadini che pretendono un futuro migliore. Infatti, l'idea secondo cui debba esserci una naturale ricompensa per il sacrificio della vittoria appartiene a tutti i combattenti, senza distinzione di classe. Approfondiamo l'argomento con il professor Giovanni Sabatucci. Novembre 1918. Alla firma dell'armistizio sono 3 milioni e mezzo gli italiani sotto le armi. Restituire tutte queste persone alla vita civile è uno dei problemi più urgenti che il governo deve affrontare. Si istituiscono uffici di collocamento, si stanziano fondi per la disoccupazione, si creano istituti professionali per l'avviamento al lavoro. Ma la realtà è che la smobilitazione in Italia procede molto più a rilento rispetto agli altri paesi e il malcontento tra i reduci cresce. All'inizio del 1919, in molte grandi città, agitazioni di ex soldati, in alcuni casi, sfociano in scontri con le forze dell'ordine. Nell'Italia dell'immediato dopoguerra si inizia a guardare con preoccupazione alle enormi masse ancora in cerca di una collocazione. Molti confidano che un ruolo pacificatore possa essere svolto dall'Associazione Nazionale Combattenti, che tiene, a giugno del 1919, il suo primo congresso a Roma. Ma c'è anche chi, cavalcando il malcontento, immagina per i reduci un diverso destino. Mussolini, richiamandosi all'eredità morale e civile dei soldati che hanno combattuto nelle trincee del Carso, ha appena fondato i fasci di combattimento. D'Annunzio, unendosi ad alcune centinaia di ex combattenti, ha occupato la città di Fiume. Nonostante l'ANC, Associazione Nazionale Combattenti, proclami più volte la sua estraneità alle varie fazioni politiche, alcuni intellettuali legati al combattentismo, come Gaetano Salvemini, iniziano a pensare alla costruzione di un partito dei combattenti. A questo punto l'ANC decide di presentare propri candidati alle consultazioni del novembre 1919. Salvemini è tra gli eletti, ma il 7% su base nazionale è sicuramente un risultato al di sotto delle aspettative. In Parlamento si forma il gruppo di rinnovamento nazionale che si dota di una piattaforma programmatica in cui convivono riformismo e accenti nazionalistici. Nel frattempo, la situazione economica e politica del paese è diventata assai critica. Si susseguono scioperi, manifestazioni e scontri di piazza. La propaganda rivoluzionaria di una parte delle sinistre intimorisce vasti settori della borghesia e dell'imprenditoria. Le squadre fasciste guidano la reazione, devastando case del popolo e sedi di partito. Nell'Italia, alle soglie della guerra civile, dimenticare i rancori del passato e lavorare per una proposta radicale e riformista è sempre più difficile. Riccardo Tamburro, non le sembra che in quel contesto, non direi nacque, ma insomma si sviluppò quel fenomeno che oggi chiamiamo dell'antipolitica? Sì, infatti nel filmato abbiamo visto questo caos del dopoguerra e questo clima di forte diffidenza verso la politica italiana. C'era questo sentimento antipolitico
D'altronde non dobbiamo dimenticare che quando si apre la conferenza di pace di Parigi, al tavolo delle trattative, la delegazione italiana, il duo Orlando Sonnino, non aveva ottenuto né Fiume né la Dalmazia. Professore, in realtà l'antipolitica era forse nata prima nella storia d'Italia. L'antipolitica è una costante della storia nazionale, fino ai nostri giorni naturalmente. Qui viene opportuno sottolinearlo, questa presenza di un filone antipolitico, perché sono gli stessi combattenti, per tornare al nostro tema, che dichiarano non tanto una ostilità alla politica, ma ai partiti. Noi siamo contro i vecchi partiti ormai non hanno più senso. Qual è il paradosso di questo ragionamento? I partiti erano appena nati. Intanto che i partiti ancora erano agli albori della loro organizzazione di massa, quantomeno. Ma poi che in realtà l'Associazione Nazionale Combattenti, mentre deplorava i vecchi partiti, si divideva anche sul fatto se diventare un partito o esprimere comunque un partito. Le chiedo una cosa a bruciapelo: perché questo fenomeno degli ex combattenti si sviluppa più nell'Italia meridionale che nell'Italia settentrionale? Che hanno i meridionali per dare maggiore linfa al fenomeno combattentistico? Sarebbe meglio chiedersi cosa non hanno i meridionali perché il fenomeno combattentistico possa attecchire. Non hanno i partiti organizzati. Non hanno, cioè, la famosa disgregazione sociale di cui parlava Gramsci, e non solo lui naturalmente. C'è una situazione che da un lato è appunto carente, dall'altro, proprio perché è carente, attira l'interesse di intellettuali che magari non hanno fatto politica ma che vogliono cominciare a farla, e che vedono nei contadini meridionali, che erano poi gli stessi contadini che avevano combattuto nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, un soggetto da organizzare, su cui fondare un progetto appunto più generale. Alessia Masini, lei ha studiato questa questione a fondo, dica la sua. Ma lei, professore, prima parlava proprio dell'antipartitismo, no? Dei reduci, sì, che sono queste nuove figure sociali che fanno proprio irruzione nella politica, cercano di ricavarsi uno spazio, però c'è questa immagine comune, no? Le elezioni del 1919 sono proprio un terremoto politico, però c'è questa immagine comune che noi abbiamo, magari anche imparata a scuola, è che da reduci si spostano in blocco a sostenitori del fascismo, però in realtà quello che lei ha fatto, che nel suo lavoro di ricerca, ha dimostrato che poi non è così netta la divisione. Oh, la Masini ha centrato il punto, perché nel modo in cui si racconta la storia a scuola, ex combattenti diventano tutti fascisti. Allora, lei prima ha detto che in buona sostanza gli ex combattenti erano pacifisti, non avevano. Ma allora perché diedero l'impressione di essere gente disponibile alla violenza, a menare le mani, l'impresa di Fiume? Beh, è abbastanza semplice. Gli ex combattenti erano tanti. Erano appunto 4 milioni e rotti, eccetera, eccetera. Fra di loro ce n'erano di tutte le tendenze. Ovviamente c'erano anche gli ex combattenti socialisti. Il Partito Socialista cercò addirittura di organizzarli in un'organizzazione, diciamo così, di appoggio al partito. Quindi Partito Socialista era stato pacifista. Non aveva titoli per organizzare gli ex combattenti? Ma certo, ne aveva. Gli ex combattenti come vittime della guerra. Ah, perfetto. A cui si doveva dare un supporto perché erano vittime della guerra. E questa fu una scelta, tra l'altro, decisamente sbagliata. Perché suicidati. I combattenti preferivano che si parlasse di loro come artefici della vittoria. Magari poi la guerra non l'amavano, però lo stesso Gramsci qualche anno dopo scrisse che la tattica del Partito Socialista, l'atteggiamento verso i combattenti, era stato suicida, che li avevano regalati gratis, così scrive, agli avversari. Il Partito Nazionale Fascista è quello che più si avvantaggia di questo fenomeno mito del combattente, e riesce a farlo senza mischiarsi troppo alle vicende dell'Associazione Nazionale, sì, Combattente. Gli altri, gli antifascisti, si mischiano un po' di più, ma perdono. Perché? Sì. E perdono perché l'Associazione Combattenti era l'Associazione Nazionale Combattenti, sì, era una creatura ibrida di difficile gestione, perché
appena costituitasi, comincia subito a dibattere al suo interno su che cosa avrebbe dovuto o potuto fare e soprattutto a inseguire questa chimera del partito politico espresso appunto dai combattenti e rappresentante degli interessi dei combattenti. Anch'io ho avuto la sua stessa impressione, ma diciamo meglio, si può dire che non aveva una leadership chiara, sì, cioè un vero leader. È vero. Non aveva idee chiare, se uno, certo, segue il dibattito, certo, su, fra i combattenti c'è di tutto, certo, vanno, vengono. All'inizio sono ostili a Mussolini, poi diventano favorevoli, poi, certo, dopo il delitto Matteotti di nuovo ostili. Ma che razza, certo, di continuità c'è? Beh, era anche difficile per gente che era nuova alla politica. Comunque una cosa va ricordata, che quando nasce il fascismo l'associazione combattenti è 100 volte più importante, certo, e più affollata, diciamo, del partito, non era ancora partito, dei fasci di combattimento. Però Mussolini non va a piatire, insomma, li tratta con riguardo. Sì, tratta con riguardo, ma ci sono anche delle polemiche. Nelle elezioni del 19 Mussolini vorrebbe entrare in una lista di combattenti, e i combattenti dicono che no, che non lo vogliono. Al congresso dei combattenti Mussolini non è una persona gradita e... E li ripagherà con una moneta ben, sì, serata, perché poi anche lui tratterà l'Associazione Nazionale dei Combattenti. Anzi, cioè, cercherà di assorbirla e di egemonizzarla. Per approfondire gli argomenti trattati nella puntata di oggi, La Grande Guerra, vi segnaliamo tre libri. Notturno, Gabriele D'Annunzio, editori vari, 1921. Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra, Giovanna Procacci, Bollati Boringhieri 2016. La Prima Guerra Mondiale, dalla tragedia al mito dei caduti, George Moss, La Terza 2002. E siamo alle conclusioni. Dicevamo che non tutti gli ex combattenti finirono col partito fascista, anzi ce ne fu uno tra i più noti, Emilio Lussu, l'autore di Un anno sull'altopiano, che fece un suo partito di ex combattenti, il Partito Sardo d'Azione, in Sardegna, si presentò alle elezioni del 21 ed ebbe un successo travolgente, davvero travolgente, ha battuto, quasi doppiato tutti gli altri partiti. Mussolini si allarmò di questo successo di Lussu, anche perché cercava di reclutare tra i combattenti, provò una fusione, ma Lussu gli tenne testa. E allora gli furono mandate delle squadracce a casa e lui uccise un assalitore, ci fu un clamoroso processo, ma, segno che in quell'epoca ancora si poteva, Lussu ne uscì assolto. Dopodiché fu mandato in anni successivi al confino, riuscì a evadere con una fuga leggendaria insieme a Nitti e Rosselli, andò a combattere nella guerra civile spagnola e quando in Italia tornò la democrazia nel governo Parri e fu ministro. Dopodiché non finì lì la sua vita, perché ridiede vita al Partito d'Azione, si unì al Partito d'Azione, poi passò al Partito Socialista e nel 1964 fu addirittura uno dei fondatori del Partito Socialista di Unità Proletaria.